e lo ha scritto. Il peccato di aborto è uno dei peccati più gravi che esistano, perché si pone fine a una vita innocente. E questo peccato rimane tale, e nel momento in cui si compie questo peccato, non soltanto dalla donna, non dimentichiamo, perché non si deve puntare il dito solo sulle donne. Le donne portano il peso più grande di tutto questo perché lo portano dentro di sé. Ma è tutta una categoria che partecipa al peccato di aborto. Allora, questo è un peccato che rimane tale, e nel momento in cui si compie, c'è la salvezza, cioè si è fuori dalla comunione, perché il peccato proprio è gravissimo. Ma il Papa, pur dicendo questo, dice con altrettanta forza: io voglio dire che non esiste un peccato che Dio non possa perdonare quando si ritrova con il cuore che è pentito. Tacita mille volte, ma la stessa domanda. Sì, non si può, se pensavo. Ma diciamo, non è Dio per far capire. E ci capite, però dico, si può, se sto dicendo. È Euterz. Insalata. È passato di tante persone, li ascoltiamo quasi quotidianamente. Cattasso voi insalata. È il dramma dell'aborto vissuto in prima persona. E quindi tutto questo, il Papa dice, non deve esserci nessun ostacolo, nessun limite. Perché prima che cosa veniva? Questo peccato ad essere assolto è riservato solo al vescovo. Quindi solo il vescovo di per sé poteva assolvere il peccato di aborto. Possiamo anche dire, non so se si chiede, chiedo perdono, che il confessore aveva il dovere di dire: aspetta un secondo, devo parlarne con il vescovo. Cioè, nel senso che capiamo anche, oppure venivano mandate dal vescovo a fare queste confessioni. Guarda, che cosa succedeva? Poteva succedere di tutto. Il vescovo poteva delegare il penitenziere nella cattedrale. In alcuni momenti, ad esempio, il vescovo delegava tutti i sacerdoti nel periodo della Quaresima. A Bologna, nel periodo della Quaresima, il vescovo delegava tutti i sacerdoti a poter assolvere da questo peccato. Qui a Roma, da decenni, noi sacerdoti abbiamo la facoltà di poter assolvere dal peccato di aborto. Quindi, da questo punto di vista, è una prassi che si è modificata, la prassi con la quale il Papa dice: desidero che chiunque è pentito, che porta dentro di sé questa grande sofferenza, questo grande dolore, non abbia a trovare ostacoli, ma chiunque, qualsiasi sacerdote, può accogliere, può perdonare e può ovviamente aiutare a camminare con lui. Monsignor Fisichella, a nome della categoria, ci piace quello che lei ha detto. Lei non poteva trovare nessuno male, stavai sicuro di gestire la tua. Se si leva il malcontento ma che cosa? Io che biscotto. Io sarei sicuro che hai un cattolico qualche biscotto. Di che significa questa cosa? Io non avevo cose, perciò non mi chiedo che non mi ricordavo, no. Tu mi chiami, ragazzi, se ricordo. Non tu questa decisione. Mi ricordo che cattai, non mi ricordavo proprio. Che siamo qui a San Pepo, allora non è stato lì, non c'è niente. Non è avere tra le mani il codice di diritto canonico e la Italia ci sta sicuro. Io ho nuova evangelizzazione nelle mie mani. Ci deve essere soltanto la bella notizia. Se noi ragioniamo sempre sulle tavole che le dovete non comprenderemo mai il tema della misericordia, soprattutto se parliamo di giustizia in termini umani, perché in termini umani la giustizia vuol dire la coerenza con la legge. E quindi la misericordia di Dio va oltre, la misericordia di Dio è vicinanza di Dio, è tenerezza, è accoglienza, è perdono, è condivisione, è partecipazione, è commozione. Tanto è vero che non si può definire la misericordia, perché i volti della misericordia sono talmente tanti, perché sono i volti di Dio. E chi è che può schematizzare Dio solo in una formula? Nessuno lo avrebbe distrutto. Grazie per la misericordia. E così chiudiamo quella parentesi. Non si offisica verità per verità. Ma chi è la verità durante l'organizzazione di questo giubileo? Dica la verità. Ma pure perché lei pensa che prima non fossi veritiero nel mio parlare? Assolutamente, no? Ma proprio perché approfitto di questa sorgente di verità. Ho messo i puntini sulla categoria. L'ha fatto Guardi, io